controlli e sanzioni per chi non rispetta le regole, ma anche campagne di informazione e sensibilizzazione per incentivare il porta a porta a Torre del Greco. Sono le richieste dei cittadini ai microfoni di TV City. Torre del Greco è una città sporca o pulita? Ma c'è da pensare su questa domanda. Bisognerebbe osservare un pochettino le strade. Però noi siamo torresi e amiamo la nostra città. Un po' più controllo delle autorità, perché purtroppo la gente è rimasta un poco arretrata ancora. Lunedì le strade si presentano sempre sporche perché il sabato non si può sversare, ma la gente continua a sversare. Ed ecco, diciamo, non possiamo dire sempre la colpa dell'amministrazione comunale, anche il cittadino. Restano infatti le criticità sul fronte rifiuti, dal centro alla periferia, dalle mini discariche abusive nei vicoli del centro storico, alla mancanza di bidoni in alcune zone della città, ai grossi cumuli di rifiuti nella giornata di lunedì, nonostante il divieto di conferimento del sabato. Sporco perché in tutti i vicoli e vicolelle ci sono sempre mucchi di immondizia. Il lunedì la città si presenta sempre sporca, il sabato non si può sversare, eppure la situazione del lunedì dimostra che i cittadini continuano a sversare anche il sabato. Vabbè, qua non c'è senso di responsabilità in niente, come vede pure le mascherine, se vede, siamo al 50%, siamo al 50% delle persone che indossano la mascherina. Hanno aperto la villa comunale, vietato ai cani, ci stanno i cani. C'è tutta la gente che si riunisce là e... I cittadini non rispettano, ma nessuno controlla. Esatto, e questo poi volevo aggiungere. La polizia è passata, ma... Nei vicoli qui alle nostre spalle, alle spalle del centro storico, ci sono sempre cumuli di rifiuti. E perché non viene fatta, secondo me, bene il porta a porta che loro hanno tanto decantato? Non viene tanto fatto all'altezza che di loro, delle promesse che ci hanno fatto. Secondo lei, quindi, il porta a porta in questa città non funziona? Funziona a metà, diciamo che siamo al 50%, devono ancora modificare alcune cose e poi dopo, se si lavora bene tutti i giorni, e allora la cosa può andare avanti. Secondo lei quali sono le cose da modificare? Beh, le cose da modificare, l'orario che devono venire precisi, devono prendere tutte le buste, non devono lasciare la spazzatura a terra, qualcuno deve ritornare a prendere quello che resta a terra. Sta funzionando meglio di prima. Potrebbe funzionare meglio. Quali sono le criticità secondo lei? Le criticità sono, intanto in alcune zone non ho visto bidoncini, e poi il rispetto degli orari e degli orari collegati alla tipologia di... Il sabato purtroppo si continua a sversare. Questo fa parte della civiltà delle persone, anzi dell'inciviltà. Rispetto a questo che cosa si può fare? Bisogna intensificare i controlli, che cosa si può fare? Controlli, anche se sono convinto che non saranno sufficienti, se non abbinati a una crescita culturale e civile della popolazione. Quindi la repressione, ma soprattutto l'educazione. Certo. Sempre sporca, la città di Torre Greco è sempre sporca. Secondo me non parte dalle amministrazioni, dovrebbe partire prima da noi, che non abbiamo rispetto per la nostra città. Quindi secondo te il porta a porta in questa città non può funzionare? Secondo me c'è bisogno di responsabilità delle persone, e la responsabilità delle persone a Torre del Greco non ce l'hanno. Quindi le cose non cambieranno mai? Le cose cambiano nel momento in cui parte da noi. Dobbiamo sensibilizzare noi stessi, bisogna fare delle campagne di sensibilizzazione. Altrimenti non cambierà mai nulla, ma non solo a Torre del Greco, io parlo in generale, per tutta una serie di motivi, cioè parliamo di motivi politici, parliamo di motivi amministrativi e quindi tutto qui. Un appello ai cittadini? Un appello ai cittadini è difficile, bisogna semplicemente iniziare a non guardare gli altri, iniziare a guardare se stessi e iniziare a fare il piccolo ogni giorno, perché dai piccoli gesti poi si iniziano a fare i grandi passi per cercare di cambiare quello che c'è oggi, ecco. La gente continua a sversare in orari e in giorni in cui non è consentito. Vabbè, purtroppo questo è un difetto che hanno molti cittadini non corretti, poi c'è chi ne rispetto lo fa, fortunatamente almeno questo, però c'è sempre la comodità che lo vengono a prendere sotto casa e quindi
più di questo poi non c'è rischio di spazzatura in strada, le strade sono più pulite fortunatamente. L'unica cosa è solo che si dovrebbe buttare solo la spazzatura un po' più spesso. Di qui la necessità di intensificare i controlli per stanare gli incivili e di apportare modifiche per migliorare il funzionamento del sistema. Le strade sono sporche? Sporchissime. Il sabato si continua a sversare nonostante i divieti? Supponiamo di sì. Ma anche in periferia ci sono molti disagi in questo senso? Il Torre non vuol dire solo centro, Torre è anche periferia. Un appello all'amministrazione comunale? Lavorate. Multe. Sanzioni, anche controlli. Se un contenitore è di un palazzo e magari solo uno trasgredisce, viene multato tutto il palazzo, così si vede che ognuno guarderà l'altro. Solo toccando il portafoglio la gente si spaventa. In realtà sotto casa mia funziona, però vicino già non funziona. Quindi, tu dove abiti? Via Venezia. Dove sta la scuola ritirano sempre, però negli altri palazzi già vicino no. Io abito proprio dove stanno i depuratori, Gioia Litorania, quindi lì a parte che i bidoni non sono stati messi lì. Poi non sempre ritirano l'immondizia, con tutto che abitiamo vicino a praticamente il deposito dei camion. Il sabato non si può sversare e puntualmente il lunedì la città è sporca dal centro alla periferia. Diciamo che secondo me è stato un errore il fatto del sabato, soprattutto per questo fatto che noi siamo stati in quarantena, il sabato si facevano le cose in casa, quindi c'era da buttare. E per esempio dove sto io, il sabato, la domenica mattina puntualmente ci sono le cose, non è che non si buttano. Le persone pur di per non tenersele in casa le portano fuori comunque. Secondo me era più la domenica che non si doveva buttare o magari il venerdì. Che il sabato, che comunque si mangia in casa, chi si fa la pizza, chi magari fa comunque la cosa in casa, si fa. La domenica si fa l'immondizia, quindi soprattutto l'umido poi. Tenerselo in casa la gente non se lo tiene. Quindi ci sono degli accorgimenti da apportare al sistema? Sì, magari spostare il giorno del non ritiro, perché è ovvio che anche loro devono avere il giorno di riposo, sicuramente. Però magari fare il giorno prima, secondo me, è più intelligente come cosa. Le cose, se tutti collaborano, possono cambiare. Sì, se le persone assumono un po' di coscienza collettiva, un po' di coscienza anche personale, si potrebbe anche arrivare a far funzionare le cose, perché non è difficile farle funzionare. Comunque in altre città funzionano, perché non dovrebbero funzionare qui.